Jason dei cannonieri la fa lui! E preparatevi, perché se lascerete almeno 10.000 mi piace su questo video, andiamo a fare anche le nostre prediction su gli assist men. Quindi mi raccomando, fateci vedere tutto il vostro supporto. Ciao ragazzi, ben ritrovati a tutti. Mi piace per supportare i nostri contenuti, mi raccomando iscrivetevi e attivate la campanella, così non vi perdete mai le notifiche. Abbiamo anche un secondo canale YouTube di calcio e un terzo canale YouTube non di calcio. Comunque trovate tutto in descrizione oppure cliccando qui. Se volete restare sempre aggiornati sul mondo del calcio, ma soprattutto sulla vostra squadra del cuore, il buon Fabio sta per proporvi un modo completamente gratuito per farlo. E vi basterà passare sul link in descrizione, ragazzi, e andare a scaricare OneFootball, la migliore applicazione per seguire tutto il mondo del calcio. Statistiche, notizie, curiosità. Ma cosa volete di più da un'applicazione completamente gratuita? Detto questo, c'ho già il foglietto pronto. Io la mia già l'ho pubblicata, quindi tocca a te. Ma tu l'avevi già preparata. Di conseguenza, vai. Parti dalla decima posizione in classifica. E ovviamente non vi spoilero se non avete ancora visto il mio video, quello che io ho fatto, quello che io ho predetto. Però in base a quello che dice lui, insomma, io posso farmi un'idea. Decima posizione in classifica, quanti gol hai pronosticato per il decimo cannoniere più forte della Serie A della prossima stagione? 15. 15. 15. E chi hai scelto? Il Gallo Belotti. Il Gallo Belotti. Esatto. Secondo te 15 gol. Che, se non ricordo male, nella scorsa Serie A non è rientrato nella top 10. Okay. Ha fatto 13, se non sbaglio, okay, gol. Quest'anno potrebbe avere un piccolo miglioramento e rientrare di nuovo nella top 10 dei capocannonieri della Serie A. Più di quello pensi non posso ovviamente no, sinceramente fare. No. Avevo anche provato ad immaginarmelo con qualche gol in più, ma non me lo sentivo, non riuscivo ancora a piazzarlo a livelli più alti. Va benissimo, potete anche voi, ve lo ricordo, fare la vostra prediction direttamente qui sotto nei commenti, così poi la riprendiamo, ve lo ricordiamo, a fine anno le reaction alle prediction, ragazzi, sono veramente d'obbligo. E se voi avete scritto il commento qua, poi potete andarlo a recuperare una volta, esatto, che facciamo le reaction. Nona posizione in classifica, prima voglio sapere il numero di gol. 16. Sali piano piano, interessante, sali piano piano, interessante. Pezzetto alla Vediamo volta. Se hai messo qualche ex equo andando più avanti. E chi hai pronosticato come nono cannoniere della Serie A 2021-2022? Duván Zapata. L'anno scorso mi pare l'avevi messo molto più su, o ero io? Guarda, me sa l'avevo messo più su, sì. Quanti e gol? 16? 16. Essendo rimasto scottato dall'anno scorso, perché se non ricordo male l'avevo messo tipo tra i primi 3-4. Ok. Essendo rimasto scottato, ho calato un pochino 35 in range. Gol. Sì, probabilmente gol. Saranno 35. Ok. Però comunque, secondo me, i suoi gol li belli farà. Pesanti li farà. È comunque un giocatore molto molto importante. E sappiamo, no, quello che può fare dal punto di vista non solo tecnico ma anche proprio in fase realizzativa. Assolutamente sì. Andiamo avanti. Ottava posizione in classifica, ma io voglio sapere come sempre prima il numero dei gol. 17. Ah, proprio 1-1-1-1. Ok. Con calma. Chi? Con calma. Lorenzo Insigne. Interessante. Lorenzo Insigne, che secondo me l'anno scorso quanti ne ha fatti? Mi sembra 19. Quindi, quindi hai calato leggermente, calato però leggermente, il livello rimane pesante. Si assesterà assolutamente su quel tipo di livello, secondo me sarà una stagione di conferma per Lorenzo Insigne in Serie A. È un calciatore, ragazzi, validissimo, non solo gol ma anche assist, quindi non dobbiamo di certo esprimere adesso le qualità di Lorenzo Insigne. Assolutamente. Settima posizione in classifica, numero gol? 18. 17. Sempre 17. Sempre 17. Sempre 17. E? Quindi un ex equo. Chi è? João Pedro. JP. JP. Punto sempre forte su João Pedro. Ma l'anno scorso quanti ne ha fatti? Guarda, non mi ricordo. Non adesso, me lo ricordo, mi sembra manco 16. Mi sembra... Ha fatti tanti comunque. Ha come fatto, sul solito un bel po' ne ha fatti. Ha avuto il suo rendimento. Poi non dimentichiamo che è rigorista. E ok. Quindi c'ha secondo me le potenzialità per fare bene. E secondo me per sarà confermarsi, esatto, esattamente, quindi sarà anche per João Pedro un'annata di conferme in Serie A. Sesto? Sesto posto in classifica, numero gol? 19. Cioè 18 non ci hai messo, potevi fare 17, 16, 18? No,
No. Ok. 19. Chi? Lautaro Martinez. 19 gol per Lautaro Martinez. Sì, 19 gol per Lautaro. Ovviamente la mancanza di Lukaku si farà sentire in ovvio casa Inter. E sarà, secondo si me, prende le redini. Esatto, secondo me Lautaro sarà il bomber dell'Inter in questa stagione. Quinta posizione in classifica. Ex equo. Numero di gol? 19. Chi è? Ciro Immobile. Quest'anno gliene dai 19. 19, se non sbaglio della Serie A dell'anno scorso ne ha fatti 20. Stiamo lì. Quindi secondo me non credo riuscirà a riconfermarsi sul livello dell'annata ancora precedente, quando mise il record dei gol, esatto, in Serie A. Nonostante ci sarà Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio. È bello anche, no? Che esatto, su cui uno deve ragionare. Che è proprio lui l'allenatore che ha portato Gonzalo Higuain a fare il record di gol. E non tirava i rigori Higuain. Esatto. O ne ha tirati pochissimi. Ma non mi ricordo, però comunque record di gol che era di Higuain. Poi Immobile, esattamente. Però Immobile si conferma, 19 gol, non farà un exploit, almeno penso io. Poi 48 gol a fine anno e speriamo di no. Quarta posizione in classifica? Quarta posizione in classifica. Numero di gol? 21. 21. Chi? Luis Muriel. Muriel solitamente è una certezza. Muriel l'anno scorso è stato devastante. Veramente è stato devastante, ha segnato in qualunque modo, partendo dalla panchina, da titolare, sempre, di destra, di destro, di sinistro, su punizione, calci di rigore, sotto l'incrocio, fatto gol di quanti? Qualunque. 22? 21. 21. 21 gol per, 21 gol per Luis Muriel. L'hai messo sul gradino più basso. No, fuori. ai piedi. Fuori, dal podio, scusami. Fuori dal podio. E allora introducimi il gradino di più alto, più basso del podio, ma sto iniziando a far mente locale delle squadre rimaste. Chi c'è, chi non c'è? Ok, terza posizione in classifica, numero gol 22. 23. 23. 23. E chi è sto bomber? È del Milan? No. È della Juve? No. E chi cazzo? È Dusan Vlahovic. Che si confermerà e anzi e migliorerà anche lo migliora score. Migliora lo score. Dusan Vlahovic, quota 23. Vediamo, perché secondo me Vlahovic quest'anno c'ha tutte, veramente tutte le carte in regola per fare anche quel salto, riconfermasse e fa anche un minimo di salto di qualità in più per continuare a trascinare la Fiorentina. Bravissimo. Professionista serio, si allena in una maniera impeccabile. Clamorosa, secondo me. Il primo ad arrivare, l'ultimo ad andarsene, e anzi resta pure di più e se continua ad allenare anche fuori orario. Secondo me ce la può fare. Quindi se ha da pure qualche consiglio per il fantacaccio, ma Vlahovic non è più uno no, che... No, infatti non costa poco, ragazzi. Quindi se ne andrà a cifre importanti. Esattamente. Seconda posizione in classifica, numero di gol? 24. È del Milan? No. È della Juve? No. È del Napoli? Chi è? Osimhen. 24 gol per Victor, se non mi sbaglio, Osimhen. Siamo al secondo gradino del podio, manca qualche bomber importante. Tu, qualcuno l'hai lasciato fuori dalla top 10. Qualcuno l'ho lasciato fuori. Forse ho capito. Non vedo l'ora. A chi ti stai riferendo? Non vedo l'ora che finisce la Serie A per fare la reaction e vedere se ci hai azzeccato. Mamma Osimhen mia. 24. Quindi per te con Spalletti sarà man bassa. Sarà, cioè, l'esplosione definitiva de Victor Osimhen. Molto molto particolare questo tuo... Eh sì, potrebbe essere questo l'anno giusto. Vediamo, è giovanissimo ancora, eh? Esatto. Ma me la devi svelare. La prima posizione? Io, cioè, sono ancora tanti i calciatori importanti. Sono se uno ci pensa ce ne stanno ancora, no? Assolutamente sì. Però, occhio e croce, me ne stanno a venire in mente due. E chi sono? Prima posizione, numero dei gol innanzitutto, 27. 30. 30! È della Juve. È assolutamente della Juve. È sempre lui. È sempre lui. Hai lasciato Ibra fuori. Ho lasciato Ibra fuori. Non ho calcolato neanche Giroud, se è per questo. Fuori dalla top 10. Fuori dalla top 10, sia non Ibra che Giroud. No. Perché Ibra l'anno scorso avevo già intuito
che poteva fare 15 gol. E infatti lo ho azzeccato il numero dei gol di Ibra. E l'avevo piazzata alla decima posizione. Mm. Rimase addirittura fuori dalla top 10. Mm. Se non mi ricordo male, forse undicesimo. E l'età avanza. Quindi non vorrei che, avanzando l'età, okay, diminuiscano il numero di partite giocate. 30 gol per Ronaldo a 36 bombe. 30 gol per Cristiano Ronaldo. Che diventano Ronaldo. 37 dal momento in cui entrerà la stagione 22. Esatto. Tra i 36-37 anni, quota 30, proprio cifra tonda per Cristiano Ronaldo. Sarebbe clamoroso. Secondo me si conferma ulteriormente ancora quest'anno, ancora una volta. Fate le vostre prediction qui sotto nei commenti, mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi a tutti i canali, profili social, Instagram compreso, qui sotto, in descrizione, qui trovate i contenuti consigliati. Alla prossima, con un nuovo video. Mi hai sconvolto. Ciao ragazzi. Ciao raga.